Ehi là ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Pokémon Y. La scorsa parte siamo arrivati a Castel Vanità, una piccola cittadina dove non c'è niente da fare. Ci hanno detto non puoi non andare al Maniero Sottotono, sono andato al Maniero Sottotono, uno schifo. Il nostro obiettivo quest'oggi è la Reggia Aurea, perché a quanto pare il proprietario si è impossessato del Pokéflauto che ci serve per spostare Snorlax che ci blocca il passaggio stranamente. Non possiamo chiamare un carro attrezzi, qualcosa, per buttarlo via. Qui abbiamo fatto piazza pulita dei tizi. Io però adesso sto cercando di capire una cosa. A lato io non posso passare, vero? Cioè in questi due lati, perché vedo che comunque gli oggetti ci sono. Però mi pare di aver capito che non posso passarci. Da una parte non posso passare e dall'altra... Cioè comunque c'è l'erba. C'è l'erba alta. A meno che non posso passare da dietro. Questo potrebbe essere tipo il ritorno. Ah, che infatti aspetta, ma aveva detto tipo da una parte c'è questo e dall'altra c'è quell'altro, vero? È possibile come cosa? Ma trovo gente da tutte le parti? Cioè, da una parte di là ci sono già i due allenatori che rompono. Posso passare nell'erba. Ah, anche quei pattini. Cos'è sto schifo qua? Oh, ah, è un tizio. Vabbè, scusi, non volevo ferirla. Spero più che altro... Cioè, non mi interessa tanto gli allenatori. Spero che non ci siano i Pokémon. Frogadier al 20. Bene, muro di fumo. Muro di fumo serve per l'illusione, vero tipo? E per aumentare... per aumentare l'illusione, quindi la possibilità di venire colpito. Meh. Velocità X. Raga, io sto pensando se mi conviene tipo... come posso dire? Mettere un repellente. Il problema è che se incontro dei Pokémon magari mi interessano e li voglio. Quindi non posso neanche mettere il repellente. Anche se una cosa che mi dispiace è che noto che comunque si è persa in sti anni, cioè negli anni di Pokémon, è il fatto che i Pokémon selvatici sono un mischione di roba assurda. Cioè un mischione letteralmente di cose che non c'entrano quasi neanche più con la gen. Io giro, trovo i Sentret, i Gulpin, che cacchio c'era prima. Cioè trovo di tutto che non c'entra niente con questa. E adesso bene o male trovo Espru, c'è Nincada. Non capisco se è una scelta proprio, boh, hanno detto vogliamo farlo così o dobbiamo farlo così perché sennò non abbiamo Pokémon da mettere. Perché, ahimè, mi piace dirlo, ma man mano che si va avanti sono sempre meno i Pokémon che vengono aggiunti. Oh, bello lui selvatico. Onedge, mi piace Onedge. Era quello che diventava spada e scudo, vero? Aegislash. Aegislash. Non mi ricordo che tipo è. Potrebbe essere acciaio e forse psico. Potremmo vederlo anche subito. Vediamo se non lo ammazzo, ovviamente. Porca vacca. Sì, oh, psico c'è. Psico c'è. Potrebbe essere anche acciaio. Io glielo darei il tipo acciaio. Lui potrebbe interessarmi. Perché comunque mi piace. Quindi... vieni un attimo in squadra. Qui decidiamo, ovviamente. Per adesso possiamo fare un attimo una squadra provvisoria. Nel senso che magari se si rivela un tipo inutile che non mi serve, ma anche con gli attacchi che ha, se si rivela un tipo inutile, rip. Cioè, man mano che andiamo avanti se ne troviamo di meglio. Acciaio. Acciaio spettro. Beh, anche sì. Cioè, alla fine il tipo psico glielo davo perché volava e tutto, quindi. Ci sta anche spettro. Acciaio spettro. Basta! Fatemi tornare a casa. Vi prego. Piano. Voglio solo andare a curare il mio piccolo Onedge. Non mi riesco a muovere! Ed ecco perché abbiamo creato i repellenti. Godo. Vieni qui. Dammi sta Pokéball qua. Che porca vacca, sono venuto per questa. Non è vero in realtà, ma vabbè, per la stessa. Forse quelle gialle barra Ultra Ball sono per l'MT.
Non credo anche per le menne, perché non credo che ci daranno le menne. Ah, ecco perché non posso andare giù di là. Perché c'è il blocco. Ok, capito. E voglio subito curare On Edge perché lo voglio usare, ovviamente. Lo proviamo, lo testiamo. Questi mi sfidano per caso? Avete voglia di rompere anche voi? Signore? Voglio dividere con te la mia baccarancia. Grazie. Se la baccarancia riprenderà le forze, se ne andrà a mangiare quando ne ha bisogno. Sì, grazie. Questo non so come cacchio vestito. Un etere, ok. Adesso entriamo lì dentro e poi torniamo indietro di là. Cioè abbiamo fatto già un giro. Quello mi sembra Rowan. Abbiamo già fatto un giro dall'altra parte. Quindi poi esploriamo il ritorno di là. Salve. È Rowan. No, boh, no. C'è il monocolo. L'ingresso costa 1000 a testa? Cosa? Si paga per entrare? Padrone dell'avviso che un po' di soldi in più non guastino mai. No, su quello sono d'accordo, però, nel senso. Boh. Chi è così ricco diventa ancora più ricco. E va bene, ecco i soldi. Ah, paga lei? Ah. Questi soldi verranno usati per il restauro e la manutenzione del palazzo. Almeno credo. Almeno spero. Cioè, per carità, servono anche magari per pagare te. Però. Uno dice, c'ho il villone. I soldi ce li ho, no? Cioè, si spera che i soldi ce li abbia una persona che c'ha sta magione e tutto. Perché se no, ah, non posso proprio andare neanche in giardino a vedere. Boh, ok. Ma più che altro se casa sua. Non, cioè, boh. Ma che cacchio li capisce sti ricchi? Dov'è? Allora, ci sono dei mini B-sharp. Che non so se sono dei Poniard, credo di sì. È un Milotic. Dove è finito? Il mio meraviglioso frufrufru. Che è del barboncino, vero? Il mio piccolo dolce frufru. È sparito? Che peccato. Se hai sentito, cerchiamolo anche noi. Se uno dei miei Pokémon sparisse, sarei disperata. Ma vai nell'erba alta e ne trovi un altro. Credo che sia. Su. Te chi sei? Perché hai i capelli viola? Sono un menestrello girovago. Questa è la mia storia. 3000 anni fa rovine e distruzione colpirono Kalos, la nostra bella regione. Una guerra terribile, un declino inesorabile. Per uomini e Pokémon, un tormento implacabile. Dare una mancia? Non facciamo i barboni, su. Perché devo dargli 1000? Cacchio, ma 1000 per entrare qua, toh. Cioè, ma due strofe mi ha raccontato, ma che vuole? Sono felice che la mia canzone ti sia piaciuta. Niente, vabbè. Speravo che mi desse qualcosa in cambio. La bellezza è natale nell'architettura. Va bene, grazie. Dobbiamo cercare il cane? Non ho capito. Cioè, per davvero? Oddio, ma questo è enorme come zona. Finalmente. No, non ti sedere, grazie. Che abbiamo pagato. Che fammi vedere tutto prima che questi chiudano. Questa è veramente grande come zona. Oh, vedi? Vedi che le case le sanno fare anche qua? Ciao ragazzi. Secondo la guida, dove sono i numeri delle pagine? Bene. Prossima stanza. Prossima. Dove siamo? Va bene, me ne vado. Guarda, non interrogo neanche quell'altra perché ho già capito l'andazzo qua. Si va anche dall'altra parte. Ehi. Aspetta, aspetta, aspetta. Pure nelle stanze. Incredibile. Sembra che i re del passato si servissero probabilmente di quell'abilità insonnia. Sarebbe perfetta per incaricare del genere. Insonnia? No, l'insonnia non dorme, scusa. È un problema avere insonnia. Questa è la Mona Lisa. Più o meno. Sembrava più una Monna Paolo, ma vabbè, fa lo stesso, ok? Sì, era proprio quello sguardo, no? Tipo anche di qua? E vabbè. Ovunque. Becca qua. Con Reshiram. E Zekrom dall'altra parte. Bellissima sta roba. Bellissima. Ma perché c'è Reshiram e Zekrom? Vabbè, che a parte ci sono i dratini lì. Perché ci sono Reshiram e Zekrom, raga?
Cioè, cosa c'entrano Reshiram e Zekrom con le leggende di Kalos? Piuttosto avrei messo tipo dei Pokémon un po' più importanti, Dialga e Palkia, no? Spazio-tempo, sai com'è? Muleta Muleto, dove cacchio l'ho rubato? È una Pokéball quella, no? Ah, sì, ok. Per un attimo ho pensato che fosse un monumento. Ci avrei messo qualcuno appunto di più significativo per il mondo, non solo per una regione, che per appunto... Che c'entrano Reshiram e Zekrom, che sono di Biancopoli. Non mi ricordo come si chiama. Unima. Allora, qua stiamo esplorando tutto, ma non c'è niente. C'è neanche il frufru. O è scappato fuori casa, o è nascosto da qualche parte, ma non lo voglio sapere dove. Che non mi interessa. Entro qua, eh. Questo mi sembra il più grosso. Salve! Un Golarak con un cavaliere, un Eevee e un po' Palpitude. Come si chiamava quel robo lì? Palpitude, vero? La seconda. Darò un'occhiata in fondo al giardino. Ma per cercare il cane? Ah, ok, allora stiamo cercando il cane. Va bene. Non ho i pattini o sbaglio? Godo? Godo, non si può surfare qua. Non ho il surf. Mi dispiace. Vorrei, ma non posso. Sarà dentro uno di questi giardinetti, allora. Voi mi sfidate? Un re del passato avrebbe stabilito delle regole, ma un re non dovrebbe avere cose più emergenti. Boh, vabbè. L'importante è che non mi sfidino. Poi possono far tutto. Antidoto, ok. Devo ricordarmi qualcosa. Sono dei puzzle questi. Che magari te lo buttano dentro così ogni tanto. Un puzzle a caso. Bello questo. Ma è tipo cristallo, cos'è? Cioè si girano come se fossero degli allenatori. Buono. Buono taglio. Buono. Perché? Pensavo tipo me la desse qualcuno. Cioè un personaggio più che altro. Non trovata a caso così. Ma va bene, cioè per carità l'accetto. Anche perché mi serviva in teoria per passare indietro. Quindi è buono. Ma io credo che non mi dovrei. Cioè non mi dovrei preoccupare di taglio perché per l'appunto di solito è sempre una delle prime MN che si trovano. Mi dovrei preoccupare di. Surf. Quasi sicuramente surf è il problema più grosso. Ho trovato un cane. Uff, uff. Guarda come corre. Guarda che schifo. Non scappare, vieni qua. Se dammi una mano. Dammi una mano. Lì le sievi formano un vicolo cieco. Cercavo di intrappolarla laggiù. Ok, vediamo quanto è difficile. Impedire di scappare, dimmi dove mi devo mettere, ad esempio. Qui? Qui? Quando hai deciso dimmelo con il lavoro di squadra catturiamo frufrufru. Ok. Allora, te ti metti qua. Sì. Te ti metti qua. Io prendo il cane. Porco cane. Letteralmente. Aspetta. Bambina. Bambina. Sì, vieni qua. Qui. Vai. Devi mettermi in un punto. Mettiti qua. Dai. Non riesco neanche a parlarle. Ferma qua. Ok, ora. Il cane va su. Secondo me possiamo farcela. Magari mettimi lì. Muoviti. Vieni qua. Non posso fare tipo il fischietto dei Goron lì per chiamare. Quando Link chiama il tizio. Che fischia. Fermati. Aspetta lì. Allora. Adesso che ce l'abbiamo qua. Lui dovrebbe andare giù. Godo. Che potenza.
Ce l'abbiamo fatta finalmente. Tu sì che sai prevedere i Pokémon, invece tu se l'abbiamo preso. Sì, ho previsto tutto. Frufru mio da. Ma lui è il capo, tipo? Se devo trovare il mio frufoloso frufru. Fruffoloso. Non era fortuna, questo è un evento speciale, bisogna festeggiarlo con dei fuochi d'artificio. Napoli. I Pokémon ci siamo riuniti, celebriamo il rinsaldarsi del nostro legame con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Vorrei anche ringraziarvi per il disturbo che vi siete presi. Ci vediamo sulla terrazza, ok? Raggiungerete passando il corridoio con gli specchi in primo piano. Ci sono già stato. No, è che mi ero perso un attimo. Il Furioso non sarà mica. Non sarà così entusiasmo di essere stato ritrovato. Se fossi un Pokémon non mi piacerebbe avere un allenatore come quello. Ma che ha fatto di male? Che ha fatto? Cioè, non ho capito, non mi sembrava una persona cattiva. Visto che abbiamo la possibilità di vedere i fuochi d'artificio, godiamoceli. Sì. Non mi sembrava una persona cattiva. Cioè, grazie per il coso, festeggiamo. Che ha detto? Di male? Vabbè, questa poverina non ce la fa più neanche lei, eh. Per carità. Ok, comunque adesso dobbiamo ritornare di là. L'abbiamo esplorato tutto, penso, il castello. La reggia. Poi vabbè, avrò mancato una qualche stanza. Strano il moneta muleto buttato là a caso, ma. Va bene comunque. Allora, dov'è che era? Qui. Salve. Non si è teletrasportata. Dov'è il tizio? Il proprietario di casa? Se è il proprietario di casa, penso di sì, perché sennò non organizzava i fuochi d'artificio. Ah, ma poi proprio a ciel sereno. Sai, questa è la prima volta che guardo i fuochi d'artificio con un ragazzo. È arrivato il momento della mia adolescenza. Aspetta, lei com'è che si chiamava che non mi ricordo più? Sara? Samsung! Urlando. Non scorderò mai i fuochi d'artificio che stiamo per vedere assieme. Belli. Poi proprio c'è di giorno. Fuochi d'artificio di giorno, raga, sono una meraviglia. No? Cioè, quando dici vorrei vedere i fuochi d'artificio in una notte stellata, i fuochi che illuminano il cielo, di giorno, mezzogiorno spaccato, col sole proprio che ti punta lì negli occhi, così stai così a vederli, non riesci neanche a vedere i fuochi che esplodono perché c'è il sole davanti. Un'esperienza indimenticabile. Ah, che meraviglia. Vorrei considerare questi bei momenti per sempre nel mio cuore. Voglio, ti stanno piaciuti i fuochi d'artificio? Non dicono così. Questi fuochi d'artificio per il mio frufru erano davvero perfetti. Quello è purlo, comunque. Siete soddisfatti? Vi sono piaciuti? Bellissimi. Ah, a proposito. Il Pokéflauto. Sì, ci servirebbe il flauto per svegliare Snorlax. Ah, il Pokéflauto. Vai a prenderlo, forza, scattare. Ma che, Gianluca Vacchi, non lo so. Era il tesoro del maniero sottotono. Mi è stato dato per pagare dei debiti. Ma lui fa lo strozzino come. No, cioè, nel senso. Una persona ricca come me, un tipo come quello, non hanno proprio nulla che spartire. Sì, daglielo. Forse ho capito perché il frufru non vuole stare con lui, vabbè, ma. Bene, ragazzi, mi ricordate che le persone. Ma ricordate che le cose prese in prestito vanno restituite. Ok, mi piacerebbe conservare tanti ricordi di questo viaggio, ma quel tipo preferirei davvero dimenticarlo. Cari ragazzi, non immaginate quanto sia faticoso occuparsi di questo palazzo. Lui adesso dobbiamo ascoltarlo, hai bisogno del terapista, poverino, deve andare da uno psicologo. Credo di essermi fatta un'idea. Beh, signor Maggiordomo, lei sa qualcosa della mega evoluzione? Sì, è la persona proprio adatta alla mega evoluzione. Ricordo di aver letto un libro sull'argomento nella nostra biblioteca. Parlavo di una pietra misteriosa che, se tenuta in mano da un allenatore, sarebbe in grado di far evolvere ulteriormente un Pokémon. Purtroppo non so dirvi molto di più. Però
Questo è un regalino da parte mia. Così, che ci regala la roba lui. Grazie, gentilissimo. Gentilissimo. Protezione, vabbè. Vogliate scusarmi? Sì, ma se no ti riduco lo stipendio. Quel tipo di prima, il padrone del maniere sottotono, erano amici, non ci posso credere. Ricordiamoci di restituire il flauto dopo aver svegliato lo Snorlax. Non ti preoccupare. Tu vai tranquilla. Vai proprio tranquilla. Tranquilla. Adesso più che altro cerchiamo di uscire. C'è altro che maniero e tutto. Le maniere, dove cacchio sono? Ok, di qua. Adesso bisogna fare il giro di là, no? Bisogna rifare quel giro per tornare indietro. Mi sono perso. Il problema è che di là ci sono i nemici, gli allenatori, che per carità mi servono perché comunque devo expare. Devo expare il mio on edge. Quindi mi va più che bene. Si è rimesso i pattini! Ma che pallini! Che pattini! Che pattini! Vuol dire che pattini. Boh, penso che ci possiamo skippare tranquillamente tutto il percorso. Piano. 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 Oh. Grazie. Aspetta che qua ho visto qualcosa. Olè. Ho incontrato 3000 Pokémon. Ma il fatto è che non mi danno neanche le exp. Cioè, me ne danno pochissima, no? Per sconfiggerli. Me ne danno pochissima exp. Non mi serve. Non me ne faccio niente di 100 punti.